ho trovato questo corso e ho preso la palla al balzo subitissimo, perché è una cosa che mi piace fare. Qui sto bene, nel laboratorio sto bene, con i ragazzi altrettanto, con la chef benissimo, quindi è proprio il mio posto, voglio proprio stare qua. Prima di questo corso, l'ultimo mio lavoro è stato 13 anni l'export area manager per una grande azienda anche conosciuta della zona. Io sono di Schio e quindi ero abituata a viaggiare molto, parlare varie lingue. Adesso sono qui perché ho ascoltato alla fine la voce che da tanti anni batte dentro, che è quella di diventare una pasticcera. È una passione che è cresciuta sì da piccolina, poi ho tentato col lavoro anche di mettere un po' da parte per il tempo, per la famiglia, ma non sono riuscita a metterla da parte. Avevo proprio bisogno di metterla in pratica e di non avere rimpianti per non aver fatto questo corso. Io ho fatto per tanti anni, più di 20 anni, di impiegata. E avevo sempre questa passione a casa di cucinare, di fare queste torte, e ho voluto però imparare quella che è la tecnica. La pasticceria è sempre stata la mia passione fin da quando ero piccina. Ho sempre dato una mano anche ai miei genitori, che hanno una pizzeria, però ho sempre voluto fare i dolci. Ho deciso di fare l'alberghiero e poi fare questo corso per ampliare le mie conoscenze e in un futuro aprire una pasticceria. ESAC ha dei laboratori molto attrezzati e questo ci permette di svolgere un corso a 360 gradi in quello che è il mondo della pasticceria. Ho la fortuna di insegnare qui già da 4 anni ed è sempre un piacere tornare. Parte proprio dalle basi fino al food cost, fino a come si gestisce comunque un'impresa. È a 360 gradi, però tante ore di laboratorio, tante ore di studio, anche a casa, perché comunque è un corso impegnativo. Questo corso prevede 300 ore di lezione sia teoriche che pratiche in ESAC, all'Università del Gusto, e seguiranno queste 300 ore altre 300 ore di stage presso aziende della regione, pasticcerie selezionate da quello che è il nostro ente. Quindi hanno l'opportunità di entrare già in quello che è il mercato del lavoro e di rendersi conto quelle che sono le nozioni acquisite a scuola già nel pratico. Sicuramente una formazione che è stata fondamentale, perché chiaramente bisogna partire dalle basi per creare dei prodotti, delle preparazioni più complesse, quindi ci vuole la base in tutto. Anche il fatto di imparare a lavorare in gruppo, perché non è per niente facile, abbiamo tutti dei temperamenti di carattere diversi e ce l'ha comunque anche ricordato la chef che è importante lavorare in gruppo. E comunque anche riprendere a studiare, perché non è stato semplice, però l'impegno e la passione portano ovunque. I nostri allievi tornati dallo stage in azienda sosterranno un esame sia pratico che teorico. In seguito a questo esame, alla promozione, verrà dato loro un attestato di qualifica. Questo attestato è abilitante alla professione, quindi in futuro chi vorrà avrà tutte le carte in regola per poter aprire una propria attività di pasticceria.